Basil. Deixa eu mandar fumar. Um tijolo do puto. Senza commenti. Mattolini, fatti trovare una nascita. Fatti vedere una nascita proprio, se che gioco. E che è? L'altra semifinale è per i giganti. Il tecnico Cuffino. Che cavi di sombini, questa parte ci sono quattro seconde categorie, quindi vuoi vedere che tutti i discorsi che abbiamo fatto avremmo sentito in questo modo finale tra due seconde e un paio di pure ultimamente un piccolo svantaggio di loro che non abbiamo ancora fatto neanche una partita. Filò, mi fai un favore, quando lo vedi, che è un casino che non lo vedi, mi saluti Feno per favore, una volta veniva sempre, adesso non viene più. Ah, ciao Feno, ci sei anche te, non l'avevo visto. Del
sviluppando, soprattutto dopo un con 4 punti, e lo stesso direi per Vitelli, nell'altro canale senza una seconda in un supporto alternativo. Saremo informati noi, dando il punteggio senza andare a commentarlo, giusto commentare quello che vediamo. Una buona prima della propria Benedetti, prendere quel filo di rimpallo che forse leggermente Terrella Rossa. La ragione essere.
che oggi non sembra calare l'intensità, anzi. È meno di quello che si può sembrare. Soprattutto secondo me anche il dottore di gare e fare il direttore di gare non è da tanto. A parte che le volte in cui veniva chiamato in casa di gara, forse era alla fine dell'anno la media era 1 su 100. Diciamo una chiamata per tre gare? Essendo ce ne 10, dai, tre volte veniva chiamato. Un attimo di smarrimento. Segna, adesso solo un tiro, però proprio dall'altra parte di là. Attenzione, non fa sorti però. Vai in terra. Se il grado non cala non è neanche malissimo. Un altro di quei punti che non proibitivi. Molto più difficile questo. Certo, adesso bisogna tirare un mezzo a una porzione di pallino. Comunque difficile. Molto buono. Questo è un punto molto molto bello. Bisogna provare a cercare quella bianca che è in c'era uno strascetto di un tiro che si è andato sotto di calcio questa domenica, ma ci sarà un tiro di prima.
l'ha tirato molto bene, attenzione, centra per il castello, trova un birillo. È un bel birillo, perché sono difficilissimo, riuscire da rimpallo è non dico un miracolo, ma una bella abilità. Si ritorna all'antico, Claudio Bartolini da bocciato. Eccolo! C'è questo del pallino. 10 punti per Bartolini, 14 a 4. Gioca già un po' più corti, vedi, naturalmente il giocatore di Bartolini non arriva fino proprio per caratteristiche, perché non tre sfondi, non vero dire. Subito da attaccare. Ma sì. Attenzione, 6 punti, anche questo non è un tiro semplice, eh? Possiamo fare un appunto, malissimo, ma non perché ha fatto male, proprio lì non va bene, tanto c'è la copertura. Delle categorie si vede soprattutto in questi casi, no? Due giocatori che giocano, è vero, non è due, non è oggi, in una squadra tra l'altro non è altissima, a livello di classifica, che dicendo naturalmente, soprattutto che non fanno mai le gare, e questo vuol dire tanto. Certo. La tanto, adesso quest'anno è rientrato, ma l'ha già invitato, l'anno scorso, ma ancora prima direi, cioè diversi campionati. Certo. Diciamo, l'obiettivo numero fondamentale è prenderne uno, ma se si mette bene si può anche sperare, giusto? Anche perché non c'è tanto spazio. Con la misura. Eh sì, perché sono 14 punti di ritardo che non sono niente, ma possono essere tanti, vediamo come deve essere. Va fuori, sì, forse un grillo. Tanto dicono che questo è il problema.
lascia il centro, no, torna indietro, buon per Mazzocchi, no, sarebbe importante per aver segnato, così è infatti, di meno così facile. Sì, giochi sulla tua, in due centri. Adesso stavi più lungo, più verso poi lungo l'altra parte, diventava duro. Così invece sarà duro probabilmente. Anche con il palo paradossalmente, è buono. Siamo sempre lì, si entra o di qua o sulla propria dall'altra parte, allora con il lungo proprio da questa parte. C'è un imbuto. No. Bartolini non è convinto. Anche non facciamo un errore perché tutte e due le linee sono vicine al fondo e il panino anche, diciamo che un po' di precisione se ne va, non nel senso che dieci pari fra i veri filanti e i cervi sul film. Tira su rosso e rosso. Però se posso permettere la assolutamente personale. No, anche perché girano tutte le piante. Prendersi dove si vede. No, può girare tutte le piante. Anche quelli in alto, cioè quelli in alto intendo quelli in alto vicino alla rossa. Ha preso un pelo troppo poco di taglio, doveva fare un pelo più alto. Vediamo di aver bene di sentire. Non lo so se va, sai? È perfetto. Oh. 8 di colore d'autore. A tutto di base, con questo informe, per questa biglia, che dava un po' fastidio. E comunque, 28 a 8, con la bocciata per Bartolini, trova 6 di prima, trova sulla secondo passaggio. E trova il 10 di terza passata, 38 a 8. Questa è un'altra prima deficitaria di una donna. No. Sappiamo quanto sia fondamentale la prima biglia,
nonostante siano cambiati gli attrezzi, le biglie, tutto quello che vuoi, ma alla fine la BC è quello, la vicina famiglia per pilota, magari c'è qualche opzione o variazione al clima che ti permette magari di sperare in qualche miracolo, ma alla fine dopo le tirate è quello di danni, ma quello buono stavolta la BC di metodo. No, ma anche prima, quindi con una spinta non esagerata, ma decisa. Vediamo. Verso le bianche, c'è l'imbuto, vediamo, pensiamo di essere larghi, alla fine due biglie rosse, errorace, e mano da dimenticare per la coppia Alveoli. Se ne può andare la coppia di Benedetti e Bartolini? Sì, per adesso non pervenute. Naturalmente sente l'odore del sangue, però del butto nero, il pilota un po'. 49,8. Si cambia registro pure una partita andata, si mette a specchio, non è neanche malissimo perché non credo. 41 punti di vantaggio. Questo forse non essere d'accordo. Non condivido. Credo che nelle partite di coppia non sia molto importante guardare la stessa. Prima di fare un tiro. Questa è bella, qualificata, prenderà l'ultima. Io credo che è difficile farlo ugualmente, era molto difficile. E dopo prendendo poi un tiro di apertura, qui c'è ben poco da lavorare. Insomma, hanno toccato verso Boccali e Masotti, non è molto scelto di spontaneo. Assolutamente d'accordo con te.
perché è nella terra di nessuno quella vita. Bisogna ovviamente non prenderla, c'è quasi riuscito a non prenderla. Quello di calcio di Boccano. Attenzione che lo prende, trova un giro. Prende un accidente in partita Boccano e Masotti. Siamo tutto su. Trentadue vitelli cupini, direi 12 filanti per vino, o 13, adesso andiamo a vedere, perché non voglio. 12, 32 euro. Un mini break per la coppia di Bonnelli. Paolo, intendo una pista di quelli di 5 stelle extra luce. Campione italiano in prima testa. 3 anni fa. L'anno dopo, perché quest'anno non benissimo, ma l'anno successivo alla conquista del titolo italiano hanno vinto il miglior rendimento delle coppie. Diciamo anche un bravo, che dire, no? Sono più a miglior Daniele Ricci. A sorpresa, dobbiamo dire, perché io non ci avrei messo neanche in euro al mezzo del campionato. Però hanno legittimato, la vittoria, l'ultima giornata, per quanto prima di aver vinto, hanno ugualmente la nota che avevano detto noi della postazione, però loro hanno continuato e hanno vinto, legittimando. Anche perché le cose che va a incontrare non sono esattamente dei comprimari o dei giocatori scarsi, anzi. Tutto. No. La considerazione che uso nei tuoi confronti è molto più alta. Questo per metterci un pochino di difficoltà in più, infatti è stretto. Poi Benedetti è obbligato a un tiro e è un certo contenuto, non sbagliarla di tanto. Però prendi due pezzi e trova 8 punti. 57, sì. Sì. Si affonda la biglia, c'è un 8 di colore, ma non sbaglio sullo stretto, sono solo due biglie. Quattro vitelli in 12 filanti per il vino.
l'agnello, attenzione che se viene fuori dall'incrocio ci può essere qualcos'altro. 6 punti per lui. Sto cercando di stare coperto, più che vicino coperto, infatti stavolta è buono. Ma dovrebbe segnare. Diciamo che il manuale del giocatore di viaggio direbbe due sponde di penale. Il manuale del giocatore potrebbe essere tre sponde in attacco sulla vita. Sono in contatto di Bill, c'è una bella differenza. Messi molto bene. Sì, tiro di due c'è, eh. Sì, un imbuto, ho sbagliato sul largo, ti appoggi sulla rossa. Adesso, forse neanche perché vorrei prendere una porzione che se la tagli di micro non fa più niente. Niente da fare. Ma non stiamo dicendo, anzi la prende, bravo. Bravo. Tiro difficilissimo. La bagarre è stata. E adesso siamo invece gli avversari a 25 livelli. Cinque. Diciamo che con 10 sei lì, 10 in lunghezza, perché sono meno 20. Sì, vediamo se c'è rientro per lo strike. No, 4 punti, ma la partita è ancora assolutamente senza un padrone. Sono lì a 16, un tiro, eh.
fondo interno molto più facile, era chiuso. Quindi sbracciarla e alla fine dopo il soffretto dicevi che sei nato. La carica di più stavolta è ottima, ancora larga. Ancora larga. Due brutti errori. Siamo dopo la terza punta, non ci fateva, perché lo sai che c'è un po' di uno a tentare di trasfondere dall'altra parte, vedi quella. Parliamo dell'altra parte, intanto. Adesso sono in mezzo al guado, perché lasciare tre biglie agli avversari non è sicuramente una cosa da farsi, però sarà così. Calato di intensità. Adesso fa il tiro che doveva fare due tiri fra. Tra il castello e la piana. Non vorrei che ti lascia il posto della piana, però no, mi sembra che ci sia traffico. Carico di più, ma è largo. Sì, ma credo che adesso chiederanno qualche volta. Un'altra opportunità buttata al vento. No? Sono 4 punti bevuti. Boccia persa. 4 punti persi, 2 punti di colore. 4-2 non fa niente. Non c'è andato lontano. Non c'è stata una mano da dimenticare questa cosa. Ieri uno puntuale, cioè, diciamo che va a mascherare la mano di prima. Consideriamo che è andato la marcia di tempo di errore di nuovo, è stato molto bravo. Sì. 69 di Bartolini, 45. Mentre Vitelli continua a passare per il Fitte, per il Castello, solo 4 per lui, un vantaggio. Però abbastanza importante, 42-16 per Vitelli e Cupini. Ma di taglio Marotti, vediamo se ci mette. No, ci mette sicuramente a
una telefonata che con 12 potrebbe chiudersi subito. Non ha un vantaggio di 12 volte. No, ma ho visto ben di peggio. Soprattutto devi tirarla per trovare i vantaggi. Un T0. Dentro, mi ha detto subito che sono troppo dentro col corpo. Va bene, hai detto che questa è un'altra cosa. Ma è stato troppo dentro, ma anche di braccio avevano fatto fatica, secondo me. Vero, perché la mandi avanti, è vero. Quindi i boccali costretto a un tiro d'emergenza, ma è larga, e attenzione che la partita qua sta andando via. Per adesso hanno indicato una maniera. Troppo discontinui. Vero, sembra stretto. Sono il pelo. Tanto il lupo non va. Sì, quando sai che hai poche chance, quando sai che non. Due biglie contro zero per Benedetti e Bartolini dopo aver bocciato sono quasi, vero? Lunga corsa, attenzione, mamma. Punto rosso. Era molto aperto, eh. Quello bianco sono 5. Sembrano 5. Voterò per i 6, Claudio Bartolini. La chiude, quindi prima come finalista, Zello e Benedetti, Claudio Bartolini. Noi andiamo nell'altro biliardo, stacchiamo il collegamento dell'altro canale e commentiamo questa partita 42-16 per Vitelli e Cupini su Perugini Filanti. Ragazzi, sto riprendendo. Thank you.